Buongiorno a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi non vado con la mountain bike, anche perché è dal meccanico, visto che se mi seguite avete visto la caduta che ho fatto in 60 all'ora da Cortina, che ha bisogno decisamente di manutenzione. Ho rotto un freno e visto che c'ero, era da un po', ho detto di fare una revisione generale. Per fortuna l'ha ordinato, quindi dalla prossima avventura porterò nuovi contenuti, quindi se volete seguirmi sapete com'è. Ho deciso di fare questo video semplicemente perché anni fa mi ero già approcciato alla mountain bike, però avevo lasciato dopo poco tempo perché ero partito in quarta, cioè ero partito già subito con le salite, ero partito veramente a mille, però ho cominciato ad odiarla da subito praticamente perché male al sedere. Troppo faticoso all'inizio, e quindi veramente ho lasciato stare, mi sono dedicato esclusivamente ai pesi alla palestra. Avrei voluto vedere un video come questo, ecco perché lo condivido con voi. Finché facevo la salita a Croda Rossa, su a Sesto, ho pensato di scrivermi sei punti fondamentali che mi sarebbero serviti a me quando ho iniziato e penso possa servire a chi vuole approcciare alla mountain bike per la prima volta o ricominciare dopo tanto tempo, possa essere utile, insomma. Quindi me li sono scritti e arrivato sul rifugio me li sono scritti tutti subito, ho detto vabbè, guarda, li condivido con chi vorrà ascoltare. Allora, il primo punto è che la sfida deve essere solo con te stesso, quindi assolutamente isolati, non puoi andare al ritmo degli altri, gli altri non possono andare al tuo ritmo. All'inizio, qualsiasi forma fisica tu abbia, qualsiasi tipologia di allenamento, se sei completamente fermo o se sei già allenato, la sfida è solamente con te stesso, ok? Quindi questa cosa qua è una cosa fondamentale. La seconda cosa, e viene di conseguenza, che mi sono scritto, è non guardare gli altri, ok? Vai al tuo ritmo. Perché è ovvio che se vai in giro con persone che sono sotto allenate rispetto a te, ti annoierai, ok? Loro, di conseguenza, invece, saranno propensi ad abbandonare perché vai troppo forte. E viceversa, ok? Quindi, secondo me, almeno all'inizio è importante andare al proprio ritmo. So che è bella la condivisione, so che tutto quello che volete, una volta che sei allenato e più o meno ci sono i tuoi amici che vanno al tuo stesso livello, sentiti libero ovviamente di fare quello che vuoi. Questi sono solo consigli che a me sarebbero stati utili. Devi divertirti soprattutto perché ho ricominciato ad andare in mountain bike esclusivamente per andare fuori di casa, per andare fuori dalla palestra, che è comunque un ambiente chiuso. Quindi apprezzare l'ambiente circostante, che è la cosa che veramente mi piace di più alla fine. I panorami, la natura, i boschi, il verde, cioè i ruscelli, il suono degli uccellini. Gli scoiattoli che vanno sugli alberi, cioè sono tutte cose che secondo me sono impagabili, vale la pena assolutamente apprezzare, ma devi divertirti. Cioè io dall'inizio, quando andavo solo in pianura, veramente apprezzavo solamente la parte fisica, quindi l'allenamento, le endorfine che cominciano a girare. E dopo il divertimento con le discese è qualcosa di indescrivibile, almeno all'inizio. Quindi veramente mi sento assolutamente di consigliare di provare. Questo siamo al quarto punto, deve piacerti il contatto con la natura. Adesso, per me, dopo il lockdown è stata una sorta di epifania, cioè ho riscoperto veramente quanto mi piace stare in mezzo alla natura. Però non siamo tutti uguali. Se dopo aver provato e tutto, ti piace stare a casa con il clima seduto nel divano, ok, almeno hai provato, sai che quella è la tua strada. Poi, come quinto punto, da zero piccoli passi, no salita e rapporto sempre più duro a scalare. Cosa significa? Significa che
non fare l'errore, se è da tanto tempo che sei fermo o vuoi iniziare, di partire con le salite, proprio zero, pianura, ok? Pianura. Cioè, e rapporto agile, perché devi solo far girare le gambe. All'inizio, soprattutto, mi sento di metterti in guardia, ti farà male il sedere, ma male, ok? Quindi non uscire 5 ore subito. Fai la prima uscita, un'oretta, ok? Non di più, un'oretta. Poi sempre di più, rapporto leggero, nessuno ti corre dietro. Vai al tuo ritmo e vedrai che piano piano ti annoierai. Quando comincerai ad annoiarti, comincerai ad aumentare il rapporto sempre più duro. Quando arrivi a un certo punto che fai un tot di chilometri che ti piacciono, cominci a vedere che hai sempre voglia di fare un po' di più, allora piano piano aumenti sempre la marcia, sempre più dura, e poi comincerai a fare i primi colli, ok? La prima salita sarà molto più dura della marcia più dura che hai. Non so come spiegarmi, però comunque vi posso garantire che il difficile della mountain bike sono assolutamente le salite. Quindi partite piano, rapporto agile all'inizio, rapporto come volete sempre più duro, poi alla fine, quando te la senti, cominci a fare le prime salite e lì si vede di che stoffa sei fatto. Piano piano, al tuo ritmo, però l'importante è fare step by step, non da 0 a 100, perché lì ti stufi subito e molli, ed è un peccato perché è veramente molto molto divertente. E ultimo consiglio, sesto e ultimo consiglio che mi sento di dare, è che se comunque ti serve un'unica bici, ok, e vuoi fare tutto, io... Se poi vedi i miei video, vedi dove vado, vedi, vuoi fare gli stessi percorsi, il mio consiglio è quello di partire con una full. Nel termine tecnico, cosa significa? Significa che ha il doppio ammortizzatore, sia davanti sia dietro, perché fondamentalmente con quella puoi andare dappertutto, puoi fare anche cose parecchio impegnative, anche se ti ripeto, parti dall'inizio, però se devi scegliere una bicicletta e poi... sarai convinto nel continuare, il mio consiglio è quello di comprarti una full. In questo periodo sono praticamente introvabili, ok? Però comunque questo video rimarrà, quindi voglio assolutamente darti questo consiglio. Se poi vuoi partire estremamente con calma e tutto, esiste una possibilità che è quella che ho io, che però voglio cambiare il prima possibile, è la front. Cioè che ha l'ammortizzatore solo davanti, ok? Quello è fatto non per percorsi estremi, per percorsi normali, puoi fare tutto, però ovviamente i percorsi più impegnativi, più tecnici, dove ci sono gradini alti, dove ci sono sassi qua e là, sballotti tanto e le braccia, ti dico, si fanno sentire se vai a una certa velocità. Però, ok, io volevo solo darvi questo piccolo aggiornamento, anche perché andare sempre in bicicletta, secondo me, bisogna anche un po' variare sul mio canale. Ti ringrazio di avermi seguito fino a qui. Metti un link, metti un mi piace se ti è piaciuto quello che hai sentito e spero di averti fatto venire voglia di fare mountain bike anche a te. Alla prossima, ciao!